In realtà non ci sarebbe vita se non ci fosse paura, perché la paura ci mantiene vivi. Nella mia vita ho sempre fatto varie professioni, non mi sono fissato. Adesso sono conosciuto come regista. E come regista sono appunto conosciuto anche in tante parti del mondo, però ho fatto altre cose. Ho fatto ad esempio il giornalista, mi ha entusiasmato fare il giornalista, mi è piaciuto tantissimo poter incontrare persone famose, chiedere a loro come un fan notizie della loro esistenza, di come si comportavano nella vita. Così ho potuto incontrare John Wayne, che è stata un'emozione incredibile. Poi dopo ho fatto il critico cinematografico e questo ha preceduto un momento importante della mia vita, lo sceneggiatore, perché ho fatto anche dopo, facendo il critico, facevo, a un certo punto ho cominciato a fare anche lo sceneggiatore, cioè scrivevo i film per gli altri. E tra l'altro ho scritto un film per Sergio Leone insieme a Bernardo Bertolucci, c'era una volta il West che ha avuto un grande successo, specialmente in Spagna e in Francia. Poi, dopo facendo lo sceneggiatore e il critico, ho cominciato a abbandonare la critica e a dedicarmi sempre di più alla sceneggiatura. Una volta scrissi un film che volevo che facesse un bravo regista, che era L'uccello dalle piume di cristallo. Poi, avendolo scritto, l'ho fatto, presentato a vari produttori, ma i registi che mi proponevano mi sembravano non adatti a questo, perché era un giallo, sì, ma fatto con uno stile diverso, tutto nuovo, era raccontato in un modo molto diverso dai soliti gialli. D'altra parte ai produttori non disturbava un po', perché loro speravano di avere il solito prodotto commerciale, invece questo è un film un po' diverso. Alla fine ho trovato il produttore, che era in parte mio padre che faceva il produttore, e in parte era Goffredo Lombardo, il grande produttore della Titanus. Il film è uscito, i produttori della Titanus pensavano che sarebbe stato un flop pazzesco e si sbagliavano in questo, perché il film ebbe un grande successo, specialmente negli Stati Uniti, perché per 2 settimane in testa agli incassi del box office americano. Nessun film italiano prima né dopo è mai stato in testa agli incassi in America. Quindi questo qui mi dette una grande fiducia in me. E così è cominciata la mia carriera di regista cinematografico e regista anche di questo genere di film. Oltretutto io ho qualche cosa nella famiglia perché mia mamma è brasiliana, quindi diciamo il voodoo tra l'altro c'è anche in Brasile e quindi qualcosa me l'aveva già detto lei, me l'aveva già raccontato. Qualcosa c'è dentro di me, qualcosa che mi colpisce nel rito voodoo. Cioè, ad esempio, una volta vidi una scena durante un rito voodoo, una scena molto impressionante. C'era la mamà, che sarebbe colei che guida la cerimonia, e poi c'è un grande fuoco, fanno un grandissimo fuoco, altissimo. La mamà poi che ha puntato una delle ragazze che stavano lì.
ragazza ha cominciato a... il volto ha cominciato a, misteriosamente a stirarsi indietro, a diventare tutta più sottile, e come la bocca più avanti. E la mamma ha detto, lei sta diventando un serpente. E poi allora ha preso un uovo, lo ha messo sulla sabbia, così, appena appoggiato. La ragazza che appunto che stava diventando serpente ha guardato l'uovo, l'ha guardato con un'avidità incredibile negli occhi e si è messa a strisciare sulla sabbia, a strisciare, fino a che è arrivata davanti all'uovo e con i denti di sopra ha picchiato sulla testa dell'uovo fino a fargli un buco, poi ha tirato fuori la lingua e ha cominciato a succhiare tutto quanto il succo dell'uovo, perché diceva la mamma che i serpenti sono pazzi per le uova. Questi paesi che poi ho visitato, nella maggior parte erano anche pericolosi, perché Haiti non è proprio un posto da villeggiatura. E lì ho visitato anche gli ospedali di Haiti, ce ne sono un paio. Li ho visitati per vedere un po' questi zombie, se esistono veramente o sono un'invenzione letteraria. E sono rimasto ancora nel dubbio. Non posso dire di no e non posso dire di sì esattamente. Qualcosa c'è, ma questo qualcosa è un po' misterioso, non è comprensibile tanto. Ho girato anche altre isole dove i zombie, insomma, c'è il mito degli zombie, ad esempio Martinica, l'isola di Guadalupe, dove il mito dello zombie esiste. Nella biblioteca di Martinica, di Fort-de-France, c'è tutto un reparto dedicato agli zombie. Si parla di cosa hanno paura gli zombie, di che cosa, come bisogna trattarli, insomma tutta una serie di studi fatti da alcuni medici del luogo. La porta di mia mamma è stato molto importante, perché mia mamma è una delle più famose fotografe italiane del secolo, è da Luxardo. Io ho imparato molto da lei, ho imparato a illuminare le attrici, ad esempio lei era specializzata in volti femminili, in corpi femminili, infatti tutte le più famose attrici italiane e straniere che passavano per Roma andavano tutte quante da lei a farsi fotografare. E io, siccome andavo a scuola vicinissimo allo studio di mia madre, e allora dopo scuola andavo da lei e poi la sera verso le 7:30 tornavamo a casa insieme. E quindi io mi mettevo lì in camerino, che era un camerino lungo come un corridoio quasi. E io stavo in fondo a questo camerino a fare i miei compiti, a leggere. E così dall'altra parte invece venivano le attrici a truccarsi. Ancora sento nel naso l'odore del make-up, l'odore dolciastro, e loro si truccavano, si ridevano, parlavano con mia mamma, e poi si cambiavano, si cambiavano vestito, tutto davanti a me, come se io non ci fossi. E poi dopo lei, mia mamma, portava su una specie di palcoscenico, insomma, e le fotografava e le dava le luci giuste. Io questa cosa mi ha molto colpito, anche inconsciamente, perché
Non me ne sono accorto, me ne sono accorto quando ho cominciato a fare il cinema, che riuscivo a trattare molto meglio le attrici che non gli attori. Questo mi ha aiutato molto. Infatti, diciamo, quasi il 70% dei miei film, i protagonisti sono donne o bambine, come esempio Il Fenomeno, o molto giovani come Asia in Trauma. Le donne sono state molto importanti nella mia vita, appunto a partire da mia madre. Questo un po' delusi mio padre, che faceva il produttore, perché lui disse che registi importanti fanno film impegnati politicamente, film gialli non se ne fanno in Italia, non esiste. E io dissi, bene, per questo forse è anche la ragione per cui penso che il film andrà bene. Era uno stile nuovo che infatti poi ha dilagato, è stato imitato in tutto il mondo. In Italia hanno fatto circa 30-40 film con il nome degli animali nel titolo per imitare, per fare un'imitazione, ma lo stile è stato imitato dappertutto, in Giappone, negli Stati Uniti, registi famosi come John Carpenter e altri, insomma, hanno detto che si sono molto ispirati al mio modo di fare cinema, perché c'era uno stile. E questo è, penso che sia il segreto di un film importante. Come ad esempio uno parla di Alfred Hitchcock, lui è molto riconoscibile, perché ad esempio se noi prendiamo uno dei suoi più bei film, Psycho, il segreto di Psycho, che l'ha reso uno dei più, film più famosi del mondo, è in realtà lo stile, come l'ha girato Alfred Hitchcock, come metteva la macchina, come faceva recitare gli attori, le trovate di regia, i movimenti di macchina acrobatici, strani, bizzarri, quello che ha reso il film un capolavoro e da una sceneggiatura normale ne ha fatto un grande film. Lo stile che tu metti come regista nel realizzare quel film. Questo è stata la fortuna del fondo della mia carriera, quella di aver seguito il mio stile. Il mio stile e il mio modo di raccontare. Questa è un po' la mia vita. Scrivere a mano, io e anche il mio co-sceneggiatore Ferrini, lui pure scrive sempre a mano. Io qualche volta alterno a mano con la macchina. A mano entri di più nella parola, entri di più nel concetto. Sei te con la tua mano che componi questo che vuoi raccontare e con la mano che racconti le storie. Quindi anch'io sono un fautore della scrittura a mano, come il mio amico sceneggiatore Franco Ferrini. La solitudine mi dà un senso di serenità, di felicità. Mi sento che sono con me stesso e che posso parlarmi, posso raccontarmi. Ad esempio l'ultimo film che ho fatto, Gli occhiali neri, è vecchio, era di tanto tempo fa. Però poi per una serie di ragioni misteriose, di modo, era stato messo da parte. È stato riscoperto da mia figlia Asia, cercando nelle mie carte, perché stava scrivendo un libro autobiografico. E l'ha trovato e l'ha letto e ha detto, ma guarda, è bellissimo, papà, fallo questo film. Io me l'ero quasi dimenticato. L'ho letto e mi è piaciuto. Però ho pensato che erano passati molti anni e andava applicato al mondo di oggi. E questo è accaduto coincidentalmente con il periodo del lockdown. Quindi io ero chiuso in casa, solo, e ho cominciato a lavorare su questo film, da solo, tranquillo, senza nessuna influenza esterna, senza niente.
ed è stato, devo dire che è stato un momento molto, non solo piacevole, ma anche proficuo per il film. In realtà non ci sarebbe vita se non ci fosse paura, perché la paura ci mantiene vivi, la paura ci fa fuggire dai pericoli, dalle cattive intenzioni dei malvagi.